Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo di Apple Works e Clarence Works. Apple Works è il nome di due suite di software per l'ufficio. La prima suite, denominata Apple Works, fu pubblicata nel lontanissimo 1984 da Apple Computer per i personal computer Apple II, anche in versione italiana portava il nome 3x3. La suite per Apple II, integrato Apple Works, fu sviluppato da Rupert Lissner per Apple II e si era composto da un programma di videoscrittura Word Processing, un modulo database ed un foglio elettronico, uno spreadsheet praticamente identico a Multiplan. I tre programmi di produttività personale e per l'ufficio erano riuniti in un unico pacchetto software. La suite Apple, oltre che ricca di strumenti potenti per scrivere, tanto per far di conto e fare elenchi e maneggiarli, era innovativa in quanto aveva un'interfaccia grafica testuale, risultando intuitiva e rapida all'utente. E Apple Works era anche l'unico programma che poteva lavorare con il mouse per Apple II. Nel 1987 Apple separò la sua divisione software che era interna all'Apple e creò la società controllata Claris, che si doveva occupare del software per i computer Apple, in particolar modo per quelli di produttività personale, non sistema operativo. Quindi alla Claris furono passati tutti i diritti sulla suite Apple Works e gli fu chiesto di fare il porting del software di Apple II per i computer Macintosh. Ebbe a nascere così Claris Works, la versione di interfaccia grafica per Macintosh dell'integrato per Apple II. Per fare questo lavoro fu contattata la Beagle Bros Software, che non fece il porting del codice di Apple Works di Apple II su Macintosh, ma Beagle Bros Software, lavorando per Claris, integrò programmi diversi già presenti per Macintosh, raggruppandoli in un'unica suite. La suite di Claris Works, per quanto non fu mai pubblicizzata, ebbe sempre alti volumi di vendita per Macintosh, in quanto l'integrato aveva un ottimo Word Processor con funzionalità identiche al blasonatissimo Word del Microsoft. Il modulo Word Processor era praticamente identico a MacWrite, cioè era MacWrite, quindi era un software potente ed intuitivo con un ampio e valente dizionario. Il modulo database di Claris Works fu totalmente aggiornato, prese tutte le funzionalità principali di FileMaker, il notissimo e potente database grafico per Macintosh della Claris, che era venduto a parte. FileMaker quanto il modulo database di Claris Works erano decisamente più facili ed immediati da gestire e altrettanto potenti rispetto al più complesso, molto pesante in termini di spazio su disco rigido, necessità di RAM e richieste di clock alla CPU del blasonato Access di Microsoft. Il modulo spreadsheet, pur essendo perfettamente funzionante e capace di soddisfare un utente medio, aveva in Claris Works alcune incongruenze nella funzione copia e incolla ed obiettivamente la parte dei grafici statistici era decisamente più modesta e scarsa rispetto alle ampie opzioni che invece offriva Excel della Microsoft. Con il tempo la Beagle Bros Software ebbe l'interesse a produrre altro software per Mac, ma scarso interesse all'aggiornamento delle potenzialità di Claris Works. Anche la Claris non aveva interesse ad aggiornare il suo integrato, che con il tempo quindi Apple Works perse competitività rispetto alla suite Office di Microsoft. Claris Works, nato nella release 1, fu sviluppato solo fino alla release 5.
fu aggiunto alla suite Clarice Works il vecchissimo ed obsoleto programma MacPaint, di cui non se ne comprendeva bene, diciamo, la funzione. Fu aggiunto poi un modulo per le connessioni terminali, anche questo non se ne comprendeva la funzione dato che era un'epoca in cui c'era già la posta elettronica. E infine fu inserito un misero programmino per le presentazioni, niente a che vedere con quello che invece offriva PowerPoint su Office. Clarice Works, ecco, non era più paragonabile a quanto Microsoft offriva nella sua Office. Il suo Word permetteva anche l'impaginare, esportare in HTML, aveva un'integrazione con Outlook, indiscutibile programma di posta elettronica, e soprattutto Office era dotato di PowerPoint, quest'ultimo è sempre stato mancante come potenzialità a Clarice Works, mentre la distanza che c'era tra Excel e il modulo spreadsheet di Clarice Works andava dilatandosi in modo esponenziale. Seconda suite dal nome Apple Works fu pubblicata da Clarice per ridenominare il software Clarice Works con codice 68000, che era per convertirlo in istruzioni PPC RISC, questo era per, diciamo, ottenere una maggiore velocizzazione di processamento senza dover passare dall'emulatore software 68000 interno al sistema operativo macOS, che poi a un certo punto prese, diciamo, la natività solo per microprocessori RISC, abbandonando il mondo dei 68000. Nel 2007 Apple Works cambiò di nuovo nome in iWorks, l'anno del passaggio di Apple a CPU Intel, quindi di tipo CISC. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima. You might be missing some of the benefits that stereo can provide.